City News di lunedì 4 settembre 2023, questi i titoli. Schianto in Valnerina, muore 33enne di San Severino Marche. Hotspot a Pieve Torina, il sindaco tuona contro la team. Le Marche al Festival del Cinema di Venezia. Infine per lo sport, buona la prima per la Cucine Lube Civitanova. Bentrovati, apriamo come sempre con la cronaca. Un trentenne di San Severino Marche, Moreno Castelletti, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale in moto lungo la Valnerina. L'incidente si è verificato sul tratto umbro della strada statale 209 che conduce a Terni intorno alle 12 di ieri mattina. Molto conosciuto a San Severino Marche, Moreno lascia un figlio piccolo oltre la compagna e i familiari. Invece squadre volanti sono intervenute ad Ancona la notte di sabato su disposizione della sala operativa per la segnalazione di una donna che stava cercando di sfondare a calci la porta di un'abitazione. La stessa non ha voluto fornire chiarimenti sulla sua presenza e neppure i documenti di identità, oltraggiando poi i poliziotti che stavano cercando di calmarla. È stata denunciata. E cambiamo decisamente argomento, parliamo invece di una truffa che si è verificata dalle parti di Macerata. Mangiano fiorentina al ristorante e se ne vanno senza pagare. È successo alla scaletta di Casette Verdini. Benedetta Giustozzi, figlio di uno dei due proprietari, racconta quello che più irrita non sono di certo le 100 euro del conto non saldate, ma la mancanza di rispetto. L'accaduto è stato segnalato ai carabinieri di Tolentino. E cambiando argomento, ma restando a Tolentino, va in scena Assaggiamo il mondo con Legambiente. Vediamo di cosa si tratta. Siamo qui questo pomeriggio per una bella iniziativa patrocinata dal Comune di Tolentino su iniziativa dell'associazione Il Petti Rosso e con la collaborazione di molte associazioni di Tolentino. Assaggiamo il mondo è un modo per integrare tutte le varie comunità che sono presenti qui a Tolentino e cosa migliore per integrare il cibo, perché anche il cibo è cultura, quindi una giornata per conoscersi, per stare insieme e per vivere una giornata a Tolentino come una unica comunità. Finalmente siamo riusciti a costruire questa festa insieme con le varie associazioni del Tolentino e dei vari, diciamo, ospiti del nostro territorio, come la comunità indiana, la comunità argentina, aspetta che li dico tutti, la comunità kosovara, la comunità albanese, la comunità rumena, la comunità polacca, la comunità cubana e la comunità peruviana. Alla fine ci siamo riusciti, è stato un bel lavoro perché comunque ancora non siamo riusciti a completare tutte le varie comunità, però siamo contenti che ognuno di loro porti un pezzetto della loro storia da condividere con noi. Vi ringraziamo coloro che hanno collaborato con noi, alla prossima speriamo di far meglio. Și bade un se și alegria, și ana lui se poarte ia. E oggi in questa bella giornata porterò un piccolo workshop che parlerà di migranti ambientali, perché non lo sappiamo ma entro il 2050 circa 16 milioni di persone dovranno migrare dal loro paese d'origine per problemi legati al clima. Che cosa possiamo fare noi nel nostro quotidiano per combattere la crisi climatica e rendere questo mondo migliore? Carnevale, l'allegria, viva Pasqua e Epifania. Una cosa meravigliosa qui stasera, che attraverso i cibi e attraverso le culture, di scambio delle culture, porta la pace. Io sono vestita ovviamente con vestito marchigiano che mi affascino sempre, non solo qui in Italia, anche nel mondo. È stata una bellissima iniziativa e tante persone qui all'Aula Verde del Ponte del Diavolo
per scoprire le tradizioni locali, ma anche le tradizioni di paesi di tolentinati che arrivano da altri paesi come Cuba, Kosovo, Albania, Cile, Polonia, Romania o Albania e tanti altri. È stato bello vedere anche i cantastorie suonare accompagnati dal ballo di tutti questi cittadini che ballavano con i propri costumi e con le loro bandiere. È stato uno spettacolo bellissimo. Era la vacca dei cicirine, da candacca andattarella, era la vacca dei cicirine, cicirinella, olè, cicirinella, olè. Davanti a me abbiamo gli stornelli marchigiani, dietro abbiamo il Kosovo, la Romania, l'Albania, abbiamo quello che il mondo offre e cerchiamo di essere un mondo unito, un mondo che condivide invece che divide. Non è proprio semplice, però secondo me parlando con le persone e avendo queste opportunità come questi momenti possiamo condividere molto, condividere, dividere insieme. Questo credo che sia il futuro che noi ci aspettiamo da parte loro e da parte nostra, perché questa terra come la loro è una terra ospitale. Il problema è che sembra che ci sia la moda alla divisione. La moda dovrebbe essere al contrario, dovrebbe essere all'unione. A quello che ci divide ci rende diversi e nello stesso tempo ci rende interessanti. Speriamo che ci riusciamo in questo periodo storico così difficile. Ma questo momento, questo pomeriggio, mette in evidenza come si può stare insieme, pacificamente, condividendo la terra, condividendo gli interessi, condividendo lo spirito di poter migliorare la propria vita. Perché migliorare la propria vita è la cosa che è obbligatoria per ogni padre e madre di famiglia, migliorarsi la condizione di vita. Dal 1 settembre 2023 sono partite le nuove misure governative in merito alla rimodulazione del reddito di cittadinanza. Ringrazio e accolgo con favore le nuove norme varate dal governo che istituiscono il nuovo sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa che sostituirà il reddito di cittadinanza. Queste le parole dell'assessore della Regione Marche, Stefano Aguzzi, che si occupa chiaramente di lavoro. Invece, presso l'Aula Magna dell'Istituto Gentili di Macerata, venerdì 15 settembre 2023 alle ore 10, si svolgerà la cerimonia d'inizio anno scolastico alla presenza della nuova direttrice generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, Donatella D'Amico. Nell'occasione saranno illustrate anche le misure adottate per la salvaguardia degli istituti scolastici del cratere del sisma del 2016. E a proposito di sisma 2016, di ricostruzione e di atteggiamenti non proprio di aiuto verso le popolazioni, c'è un fatto che si sta verificando a Pievetorino, ossia l'amministrazione comunale è dovuta ricorrere a un hotspot per permettere ad alcuni cittadini di Pievetorina di effettuare telefonate. Vediamo di più nel servizio. Al via la sperimentazione di telefonia tramite internet lungo la Valle del Sant'Angelo. Tre le piazze individuate: San Vito, Val Sant'Angelo e Fiume. Siamo arrivati a questa soluzione, ha dichiarato il sindaco di Pievetorina Alessandro Gentilucci, dopo aver constatato il diniego da parte delle compagnie telefoniche a farsi carico di un servizio che dovrebbe essere di pubblica utilità per ragioni meramente economiche e di puro mercato, troppa poca utenza per giustificare qualsiasi investimento. Per cui, a causa di ciò, abbiamo deciso di dare avvio a questa sperimentazione con un hotspot dedicato che dovrebbe consentire un servizio di telefonia con accesso gratuito almeno nelle piazze principali di queste frazioni. Come comune stiamo provando a sostituirci a chi dovrebbe garantire quei servizi, come la comunicazione telefonica, indispensabili per ogni comunità. È un atto lesivo e di grave disattenzione verso territori ancora devastati dal sisma. In ogni caso, se questo metodo funzionerà, conclude Gentilucci, lo adotteremo dove necessario, perché noi crediamo ancora nelle persone e non nella logica economica dei freddi numeri, nonostante ciò che pensano i dirigenti di TIM.
un SMS per salvare la vita, e questo è il nuovo sistema di allarme pubblico che verrà testato il 12 settembre alle 12 nelle Marche in caso di emergenze gravi o imminenti. Si tratta di Italert, un progetto nazionale che mira a informare in tempo reale le persone che si trovano nelle zone a rischio per ridurre al minimo i danni e le conseguenze delle catastrofi. E ancora sui temi del sisma, sfiora i 300 milioni di euro il finanziamento delle pratiche private, di quelle che fanno riferimento agli edifici pubblici e ai luoghi di culto, relativo alla ricostruzione post terremoto della città di San Severino Marche. Il dato è stato fornito dal primo cittadino settempedano Rosa Piermattei nelle proprie comunicazioni in apertura dell'ultima seduta del Consiglio Comunale. E ancora sulla ricostruzione è stato compiuto un passo avanti per la rigenerazione del grande anello dei Sibillini. Vediamo di più nel prossimo servizio. Presso la sede dell'USR di Ascoli Piceno, il commissario alla riparazione e alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli ha partecipato a una riunione che ha visto sedere al tavolo la struttura commissariale, l'USR Marche, il comune di Arquata del Tronto, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e lo studio di ingegneria Dante Fabbioni. Obiettivo dell'incontro è stato quello di aggiornare gli attori coinvolti nel progetto di demolizione e ricostruzione del rifugio di Colle Lacese, ubicato nel territorio d'Arquata del Tronto, e di esporne le caratteristiche. L'edificio, che prima di diventare inagibile a causa del sisma 2016 faceva parte del percorso del grande anello dei Sibillini e, una volta realizzato, sarà dotato di una copertura con tetto, giardino, camere, ristorante, bar, cucine e servizi per gli escursionisti. Il costo per la realizzazione è pari a circa 1,9 milioni di euro. Oltre al commissario Castelli erano presenti il direttore dell'USR Marco Trovarelli, il presidente e il direttore del Parco dei Monti Sibillini Andrea Spaterna e Maria Luisa Talamè, il sindaco di Arquata Michele Franchi e l'ingegner Fabbioni. Il commissario Castelli ha espresso apprezzamento per un progetto che risponderà ai due principi cardine della ricostruzione che si sta realizzando: sicurezza e sostenibilità. Per riportare alla piena operatività e capacità attrattiva il grande anello dei Sibillini c'è bisogno di un'opera di rammendo, di riconnessione tra i suoi giunti che sono venuti meno a causa del terremoto. Il progetto per il rifugio del Colle Lecese fa parte proprio di questa ampia opera. Il grande anello rappresenta un'esperienza unica, molto amata da turisti e visitatori, che vogliamo tornare a offrire appieno attraverso un'offerta che sappia garantire servizi adeguati, rispondenti alle esigenze sia delle persone che vengono a visitare i nostri monti, sia dei tempi che viviamo. Queste le parole del commissario Castelli. Ancora sui territori dell'entroterra, più di 100 persone provenienti da Marche, Umbria, Lazio, Campania, Emilia-Romagna hanno avuto la possibilità di visitare gratuitamente Pioraco e di ammirare le sue ricchezze culturali, architettoniche e storiche, ma anche lo splendido polo museale. All'interno del progetto Libertà di Movimento, infatti, USA Cli Marche, APS, in collaborazione con il Comune di Pioraco, l'Associazione Musei di Pioraco e l'SD Green Nordic Walking, ha organizzato l'attraversamento di un percorso cittadino che ha permesso di visitare la chiesa della Madonna della Grotta, il chiostro francescano, la chiesa di San Vittorino, il centro storico, il museo della carta, della filigrana, dei funghi e dei fossili. E da Pioraco andiamo a Tolentino per il grande evento della partita del cuore: Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi, Sandro Giacobbe, cricca di Amici, il rapper Moreno e il 3 e tanti altri cantanti saranno presenti giovedì 7 settembre a Tolentino, lo stadio della Vittoria. Crescono quindi le adesioni dei personaggi dello spettacolo e degli amministratori locali, che non faranno mancare la loro presenza alla sfida calcistica lanciata da mister Fabrizio Castori con la sua squadra del Cuori Sibillini. E da Tolentino andiamo invece a Venezia, perché le Marche sono state presenti all'ottantesima edizione del Festival del Cinema. Vediamo. I cortometraggi del progetto Sei dimore in cerca d'autore sono stati presentati all'ottantesima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia il 2 settembre presso lo spazio gazebo delle prestigiose Giornate degli Autori. Il progetto si articola in sei cortometraggi narrativi con la produzione di Sandro Angelini di Piceni Art for Job. Attraverso i suggestivi cortometraggi ambientati nelle dimore storiche del Piceno, il progetto propone un'esperienza immersiva di conoscenza nella bellezza e
nel valore artistico del territorio piceno e intende contribuire, attraverso la potenza evocativa del racconto filmico, alla rinascita di una terra duramente colpita dal sisma del 2016-2017. Secondo il senatore Guido Castelli, commissario straordinario del governo per la ricostruzione e la riparazione sisma 2016, la sensazione oggi è tragica e commovente, perché aver riservato, grazie a Regione Marche e Marche Film Commission, questo spazio a Venezia, da un lato ci consente di apprezzare i luoghi che sono stati danneggiati dal sisma 2016, dall'altro ci consente di trovare una pista per poter far sì che con la cultura cinematografica si costruisca una strategia di rilancio per il cratere colpito dal sisma nel 2016, sisma che è stato uno dei più grandi drammi che abbiamo subito, con un cratere che va da Fabriano a Norcia, da Spoleto fino a Tolentino, con 600.000 persone e 138 comuni coinvolti. La Regione Marche ha voluto cogliere la possibilità che si potesse consumare una delocalizzazione emotiva, che è concetto proprio della ricostruzione. Ciò ci consente, ha aggiunto, da un lato di superare le complicazioni della burocrazia, dall'altro dà la possibilità a queste dimore di essere apprezzate e vissute come elemento di una strategia di valorizzazione di una regione con grandi potenzialità come le Marche, dove i luoghi del cuore non mancano. Dall'8 al 10 settembre Castelremondo tornerà indietro nel tempo grazie all'evento Marche Storie, manifestazione regionale tra racconti e storie di borghi partecipanti al progetto. Tra questi c'è proprio Castelremondo, che convoglierà i vari eventi in Piazza della Repubblica e Storie dello Castrum Raimondo. Questo è il titolo scelto, è un viaggio nella fantasia e nell'immaginario dell'epoca di mezzo, ossia il Medioevo. E da Castelremondo andiamo a Matelica, come ogni inizio settembre. Da ormai 10 anni la città torna a ospitare il festival Face Off, organizzato dalla Pro Matelica con la direzione artistica di Roberto Lori. L'edizione di quest'anno, che è cominciata il 2 settembre e durerà fino al 10, si compone di un pre-festival, di laboratori di danza e del festival vero e proprio, che avrà il suo culmine sabato 9 settembre con la serata musicale di Piazzale Gerani. E questa era la nostra ultima notizia per quanto riguarda le video news. Prima dello sport andiamo a vedere che tempo farà per la giornata di domani. Il meteo per martedì 5 settembre 2023, cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature in lieve diminuzione nei valori minimi, venti moderati da nord-est, a tratti forte lungo la fascia costiera, mare molto mosso.